abbiamo cercato di mettere in mostra tutto il lavoro che è stato fatto dalla Universal, quindi un lavoro di ricerca poderoso, impressionante, con extra documenti, raccontato e appunto messo in mostra in una serie di sale con dei focus sui quattro film principali e con una intro generale di Gianni Canova che racconta al visitatore perché Hitchcock è un genio e perché i quattro film più noti, Psycho, La finestra sul cortile, Gli uccelli e La donna che visse due volte, sono capolavori, ognuno a suo modo per una particolarità. Universal si è impegnata insieme all'associazione Aleph e al direttore di Palazzo Reale a cercare di dare a questa mostra una visione nuova, una visione che potesse far capire questo genio così poliedrico, che non fosse soltanto un genio del thriller, un genio di quello che poi sono diventate le nostre icone di terrore e che lo continueranno ad essere per tante generazioni, ma anche proprio a farlo immaginare come un professionista del cinema, ma anche proprio del mondo, della comunicazione e della psicologia. Questo è l'anno del 50° di Uccelli, che è uno dei capolavori, dei nostri più bei capolavori di Hitchcock, e arriva anche quest'anno con il completamento dei restauri delle pellicole di Hitchcock, restauri che sono il modo più bello che una major come Universal ha per consegnare alle generazioni dei capolavori dell'arte. Quindi questi restauri che costituiscono proprio dei lavori di minuzioso recupero video e audio, delle tracce audio, e che riportano in alta definizione, quindi in Blu-ray, questi capolavori. Noi abbiamo voluto fare questa iniziativa, secondo me anche molto ben riuscita, anche in comitanza del Cinema all'Aperto che tutta l'estate facciamo a Palazzo Reale. È una mostra sul fare il cinema, come si fa il cinema. Il tentativo era quello di costruire una mostra che prima di tutto piacesse a noi e quindi raccontare le parti aneddotiche di Hitchcock, della sua personalità, del suo modo di fare film, i racconti e i dissapori anche con le attrici piuttosto che con gli attori, le sue sentenze, le sue massime che ti parlano della vita e le tecniche che usava appunto per creare la suspense, che quindi è un documento eccezionale capire come semplicemente lui riesca a costruire suspense, brivido e paura attraverso un uso semplicemente dell'immagine, perché poi alla fine gli effetti speciali erano ridottissimi, forse solo per Gli uccelli appesantito con effetti speciali, sennò per il resto è pure immagine, puro cinema, come dice Canova.